oggi il senatore Mura, con il quale si è discusso del federalismo fiscale e delle nuove regole che andranno a delineare i rapporti tra amministrazione centrale e amministrazioni locali. Dunque, senatore, quello che le domandiamo in qualità di sindaco e dunque anche in qualità dell'esperienza maturata nel tempo, come agire per poter ottenere la maggiore efficienza possibile nel settore della riscossione dei tributi? Già l'incontro di oggi è stato importante perché io da quando faccio parlamentare ho imparato a non considerare l'unica realtà possibile la mia realtà di sindaco. Il nostro paese è lungo, ha realtà territoriali e amministrative molto diverse e quindi bisogna arrivare a definire quello che è il sistema migliore. E questa la risposta è data dal federalismo, il federalismo dove la possibilità di autodeterminarsi per quanto riguarda certi aspetti da parte delle singole realtà locali è estremamente importante per esempio per quanto riguarda il tema di oggi, avvicinando il punto di prelievo al cittadino si riesce a fare in modo che il sistema sia fondamentalmente più equo e sia fondamentalmente più redditizio, anche se non è il termine giusto, per le amministrazioni locali che sempre di più in uno Stato federalista vedranno ridotti i loro trasferimenti da parte dello Stato e dovranno gestire con quello che sono le risorse che il territorio gli dà, con tutti i sistemi di perequazione necessari per arrivare a fare in modo che evidentemente certe realtà che hanno la ricchezza determinata da insediamenti produttivi e quant'altro rispetto a quanti invece per esempio non hanno niente, quindi il sistema perequativo è qualcosa su cui ci si va ad incagliare molto spesso, ma questo avvicinare il punto di prelievo con gli amministratori locali che diventano strumento importante anche in quella che è la lotta all'evasione fiscale, ritengo che sia assolutamente strategico e fondamentale per una riorganizzazione di questo paese.